Naviganti del lobby, ben ritrovati sul mio Customizer's Blog TV. Ho preso un paio di cose da PK Pro, che è un sito simile a Greenstuff, ma vende soprattutto accessoristica per lobby. Ha molte alternative a Greenstuff, non ha colori personali, cose del genere, quindi è un po' diverso rispetto a Greenstuff, però ha delle cose molto interessanti. Per esempio questo, che si chiama Aztec, ve lo faccio vedere comunque dopo la sigla. Sono dei piccoli fogli di rame che si possono piegare e portare a sembrare lamiere piuttosto che cartellonistica, eccetera eccetera. E poi mi sono procurato una sorpresa bellissima, ma in realtà non è una sorpresa perché l'avete visto nel titolo. Sono tutte e tre i colori della Dusty Down, e quindi Dirty Down, scusatemi, e quindi praticamente oltre al Rust che io adoravo, che vi ho già fatto vedere, abbiamo il Moss e il Verdigris, che sono due cose clamorose, e oggi ve ne faccio vedere subito una all'opera, dopo la sigla. Nel sacchettino, così se la spedizione va male non succede niente, ma in realtà non si sono aperti ovviamente, e praticamente questi sono i tre colori della Dirty Down, marca fantastica che ho scoperto da pochissimo, ve li faccio vedere un po' più da vicino. La Dirty Down è praticamente una azienda che produce soprattutto spray invecchianti e colori invecchianti, ma a litri, per le aziende, altre aziende, quindi per terzi, che fanno effetti speciali per il cinema. In questo caso conoscerete probabilmente, se non l'avete ancora visto, andatela a vedere, IMA SFX di Alessio Pieroni, che saluto tantissimo, ed è praticamente uno dei miei sponsor più cari, se non il primo in assoluto, che è quello che poi ha fatto le scenografie dello studio con me. E come funziona quindi? Loro fanno queste cose proprio per il cinema, quindi sono iper professionali. Una boccetta di queste, come vedete qui, per esempio la Moss che vi sto facendo vedere in questo momento, la Moss è 25 ml, quindi è pochissimo rispetto per esempio anche ai famosi colori a cui siamo abituati, non tutti, perché certi sono tipo a 17, ma certi sono anche a 36. Comunque 25 ml, fate conto che costano 9,98 euro più la spedizione eccetera, pagate più di 10 euro un colore. Dura tantissimo, perché ovviamente non mettete tantissimo, però insomma ha ovviamente un suo costo. Ma vi faccio vedere, come avete visto, Rust, che ovviamente è meraviglioso, e infatti ne ho preso uno in più per sicurezza, perché non smetterò mai di fare la ruggine sui tocchi finali con questo. Vi devo far vedere in due puntate cosa fanno Verdigris e Moss, perché sono incredibili. Detto questo, oggi vedremo il Verdigris, che sostanzialmente è l'ossido per il bronzo, e vi faccio vedere un attimo velocemente questi Aztec della PK Pro. PK Pro è questo sito qui, quindi se lo cercate andate su www.pk-pro.de e trovate appunto, potete metterlo anche in inglese. In questo caso appunto e ho preso dei cartelli, come vedete. Questi cartelli si possono piegare come se fossero proprio di lamiera, e ovviamente poi li colorate, li invecchiate appunto con Rust, Verdigris, eccetera, eccetera, e li fate sembrare proprio cartelli veri. E questo mi serviva tantissimo, è un foglietto praticamente di lamiera, viene utilizzato tagliandolo a pezzi, strappandolo praticamente, poi si piega sulla basetta e fa proprio l'effetto lamiera che vi serve sulle basette super arrugginito, che dopo ovviamente andremo a invecchiare con sempre le solite tecniche. Quindi ora andiamo a fare uno spazio velocissimo e andiamo a vedere come funziona il Verdigris. Musica.
ragazzi, cosa andiamo a fare oggi? Praticamente ho dato il primer, tra l'altro questo è il primer della Army Painter, che alla prima passata è completamente satinato, alla seconda quasi quasi lucida un pochino, quindi qui mi raccomando, se vi piace, perché alcuni hanno bisogno proprio del satinato completo, comunque è grippante uguale, e tra le altre asciuga molto velocemente all'aria aperta, quindi se usate il primer Army Painter, certamente lasciandolo fuori dalla finestra sul balcone o in giardino, asciuga nel giro di 5 minuti anche meno, mentre se lo lasciate dentro ci mette un po' di più, anche a seconda di quanto ne avete messo. Dunque, oggi abbiamo il verdigris da utilizzare. Che cos'è il verdigris? Praticamente è l'effetto che serve praticamente per far sembrare ossidato il bronzo. Quindi cose di questo genere che adesso andiamo a rifare, tipo questo scudo che abbiamo fatto già in un altro tutorial, se vi ricordate. Qui in quel tutorial, se andate a vederlo di nuovo, abbiamo fatto lo scudo di bronzo con il Technical famosissimo della Games Workshop, che è il Nihilac Oxide, che è fantastico e finora non ha mai trovato avversari. In questo caso il verdigris è una cosa un po' diversa, è un coprente che si mette sopra il bronzo completamente e vi fa l'effetto praticamente incredibile del bronzo ossidato, che sembra veramente quello verde e biancastro ossidato. Quindi prima cosa che facciamo in timelapse è un bellissimo dry brush bronzo sul nostro drago. Userò questa testa come insegna in cima a una locanda che poi ho in mente di fare nel tempo, e quindi intanto mi preparo l'insegna della locanda del drago. Ok, ci vediamo alla fine del timelapse con il bronzo. Ragazzi, allora, mentre lavo il pennello del dry brush, ho usato quello di Army Painter, il medio, diciamo, e abbiamo finito già la testa del drago. La testa del drago l'ho fatta questa volta con un Metal Alchemy della Scale 75 Decayed Metal, che normalmente si può usare tantissimo anche appunto per preparare la ruggine. Poi ho utilizzato il Weapon Bronze di Army Painter e il Greedy Gold della Army Painter. Allora, sul Greedy Gold vi devo dire che è facile che sia parecchio liquido, e l'ho trovato meno liquido il Weapon Bronze, ho mescolato col mescolatore, ma comunque mi è venuto molto liquido, e quindi sinceramente in quel caso lì sarebbe meglio trovare qualcosa di un po' più adeguato, quindi più secco tra virgolette come colore. Però insomma non c'è niente che non va, nel senso che va benissimo anche così, e sono riuscito comunque a dare la sua dry brushata di luci quasi dorate, perché il Greedy Gold è un oro abbastanza scuro. Allora, adesso che abbiamo fatto questo e i nostri colori praticamente hanno dato il loro contributo, possiamo tranquillamente aspettare un attimo che si asciughi e dopodiché mettere il verdigris, che praticamente è come il rust e come il moss, completamente acrilico, quindi ad acqua, anche se ha un odore effettivamente un po' più chimico, diverso da gli acrilici normali. Però all'interno avete già la pallina, quindi sono colori fatti veramente bene, e è infiammabile, quindi dentro c'è qualcosa, però si scioglie con l'acqua. Cosa succede col verdigris? Il verdigris si mette come coprente proprio sopra il colore dato, che in questo caso appunto è la nostra base bronzea dorata, e coprite tutto praticamente con il verdigris. Adesso lascio asciugare un secondo veloce il nostro drago e poi vediamo che cosa succede. A tra poco. Bene ragazzi, allora è completamente asciutto, quindi possiamo iniziare con il verdigris. Allora, come il rust, mi raccomando, prendetelo anche dal tappo volendo, però fate attenzione che non deve essere lasciato aperto, perché in un attimo va a seccare, e andate proprio a distribuirlo sopra
tutta quanta la superficie che avete prima trattato con il dry brush, ok? Andate avanti così e vedrete che cosa succede. Adesso ve lo faccio vedere in diretta, senza il time lapse, perché altrimenti lo vedrete succedere in un attimo. Vorrei farvi vedere quanto tempo ci mette realmente per ora, e quindi vado avanti così un attimino fino a quando non siamo arrivati al dunque. Tanto è un attimo, vedete? Io sto completamente lavando praticamente il drago con il verdigris. Guardate pian pianino già quella parte che ho trattato poco fa, che cosa fa. È veramente, cioè, questi sono colori veramente di una chimica che vi fa capire quanto avanti è il hobby in questo ultimo periodo, perché veramente si può raggiungere qualsiasi risultato con a volte pochissimi passaggi e anche a livelli veramente egregi, perché se voi guardate sto facendo praticamente poco o niente, perché un dry brush e una passata di verdigris e avete fatto tutto, e guardate come diventa il drago. Lo vedete proprio in diretta, man mano che si asciuga sta simulando l'ossidazione del metallo bronzeo. Guardate che roba. Ovviamente se voi tornate sulle parti che avete già trattato, lui vi farà qualcosa in più. Quindi per esempio io voglio un po' di più gli occhi, metto un po' più sugli occhi, sul naso, sulla bocca, in modo tale che mi faccia un po' da quasi come se fosse una wash, no? Lo metto all'interno delle, eccolo qui, andiamo un pochino a distribuirlo, poi lavate perché secca anche sul pennello molto velocemente, quindi sempre chiudere velocemente il tappo, ok? E a questo punto avete praticamente il vostro colore pronto e lo potete praticamente lavare con l'acqua. Io vi consiglio comunque di utilizzare un po' di white spirit, perché secondo me specialmente il verdigris necessita un pochino di questa cosa, perché vedo che il pennello comunque un pochino rigido diventa quando secca. Allora voi cosa fate? Prendete una pannetta tipo quelle che vi consiglio sempre del caffè, e andate a pulirvi il pennello con il white spirit, e il white spirit dovrebbe aiutarvi a liberare il pennello dall'acrilico, ok? Nonostante sia appunto ad acqua, secondo me ha dentro una chimica, scusate, ho perso il pennello, ha una chimica dentro che raggiunge molto facilmente quella degli enamel, quindi siccome secca è meglio dargli una mano con il white spirit. Poi per carità, vedete che in un attimo il pennello si scioglie il verdigris sul pennello e siete a posto, oppure passate più velocemente ovviamente il pennello in acqua man mano che utilizzate il verdigris, per non lasciarlo seccare e asciugare, ok? Comunque vedete, adesso è completamente bagnato e tranquillamente sciolto. Mi è rimasto un po' il colore sopra e vedo che anche il white spirit non leva completamente, ma noi ne abbiamo di tutti i colori e li proviamo tutti. Per esempio c'è anche il Magic Potion per brushes, che appunto è una pozione magica per pennelli, che altro non è che un white spirit un po' diverso, che permette, ragazzi, il pennello oggi scappa dalla mano, è un praticamente una sorta di lozione per invece che per capelli, per pennelli, che va, di solito si lascia all'interno anche una notte intera, ha un odore tra le altre che a me piace, è un po' diverso da white spirit, ed effettivamente vi fa diventare il pennello morbido come se fosse appunto con un balsamo per capelli, quindi molto comodo. Io l'ho preso dell'Abdeilung, comunque in questo caso si chiama Abdeilung 502 Magic Potion for Brushes, ma lo fanno un po' tutti ormai, e praticamente serve proprio a sciogliere e rendere morbido il pennello. Vedete, in questo caso ho completamente sciolto il verdigris e si sta anche pian pianino levando, ridando praticamente al pennello la sua morbidezza. Ovviamente dopo acqua e siete a posto. Allora, andiamo a vedere nel frattempo il verdigris che cosa ha fatto. Guardate che roba, è incredibile, perché questi tre colori qui
sono incredibili. Guardate questo drago come sta diventando, man mano che secca, come vedete, fa proprio un effetto ossidazione sul bronzo che vi dà queste croste praticamente e viene veramente un capolavoro. Ok? Ragazzi, adesso ve lo faccio vedere un po' più da vicino, eccolo qui. Vediamo un po' se riesco da qua. E guardate com'è. In un attimo. E ovviamente dopo potete mettere le wash, potete mettere ombre, luci, appunto, però quello che volevo farvi vedere è come viene fuori il bronzo con questo tipo di colore in un attimo, proprio con una passata. Guardate che ossidazione che simula in un attimo. Ok, ragazzi, ci vediamo per un recap. Ragazzi, avete visto quanto è facile con la tecnica giusta, col colore giusto, fare il bronzo ossidato? In questo caso il verdigris della Dirty Down è veramente stupendo. Io vi ho fatto vedere solamente ovviamente i passaggi più essenziali: dry brush, tre colori veloci, anche due volendo, e base nera, così è più facile dargli una parte più scura. Il verdigris sopra, in questo caso potete anche ridare un dry brush degli ultimi colpi di bronzo e oro nelle parti proprio superficiali per scrostare un pochino. Detto questo, ragazzi, ci vediamo la prossima puntata dove vedremo il MOS. Ciao!